Chi erano questi? Questi Livia? Erano i milanesi 4 anni fa, quando naturalmente arrivò la proposta e poi è diventata naturalmente vero e proprio, un atto vero e proprio, all'area C, un'area all'interno della città all'interno del quale si paga il pedaggio per passare con l'automobile in vista di una pedonalizzazione. Allora, ne parliamo con chi può spiegarci perché questa iniziativa, che appunto è stata adottata da un po' di tempo a Milano, approderà anche a Roma, ed è Enrico Stefano, che è presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma. Ben trovato. Buonasera. Stefano. Sì, buon pomeriggio a voi. Allora, l'area C, in termini più esotici, è la famosa congestion charge, giusto? Era meglio area C. Congestion charge. In maniera anglosassone. In maniera anglosassone, ma non suona meglio, non fa più figo, Stefano? No, preferisce... Ma congestion charge, diciamo che... Importante, insomma, importante è non usare l'inglese per non far capire. Ecco, non lo dica a noi, non lo dica a noi, quindi... noi siamo fautori dell'italianizzazione di ciò che si può esprimere in italiano. Se si usa congestion charge è corretto, basta che non lo si faccia per non far capire ai cittadini, perché spesso in passato si usavano termini inglesi per fate sempre polemica, fate sempre polemica, Stefano. Allora, spieghiamo. Era per rompere il ghiaccio anch'io, su un tema anch'io oggettivamente... delicato, ci spieghi perché è allo studio, la state valutando, potrebbe essere una realtà a Roma, di che si tratta? Allora, in sostanza si parte da quanto era previsto nel PGTU redatto dalla scorsa amministrazione, il cui PGTU prevedeva un'idea secondo me molto intelligente, io lo dissi già agli esponenti della precedente maggioranza quando affrontammo il tema, ovvero in realtà non c'è nessuna tassa, quindi nessuno vuole fare cassa e nessuno vuole tassare o impedire ai cittadini di muoversi. La norma del PGTU, che magari poi andremo a rivedere, a migliorare, a implementare, a modificare, però l'idea di fondo è sicuramente condivisibile, è quella da cui partiremo, è quella di prevedere una serie di accessi. Ad esempio, io poi in base alla tipologia del veicolo, in base a dove abito, ogni cittadino ha N accessi gratuiti al centro storico. Faccio un esempio: ha 100 accessi gratuiti alla congestion charge, che proprio è il centro storico, anello ferroviario, anche qui chiaramente è in divenire. È chiaro che l'area dell'anello ferroviario potrebbe essere quella che si presta di più, ma non è detto. E praticamente una volta esauriti questo numero di accessi, poi si comincia a pagare. Quindi in sostanza cosa significa? Che basta che due colleghi di lavoro si organizzano per dividersi l'automobile per andare al lavoro e nessuno paga. Quindi è più uno stimolo, un incentivo a o utilizzare meglio l'automobile privata o ad utilizzare il trasporto pubblico in tutte le sue forme, che può essere l'autobus, che può essere il taxi, che può essere il car sharing, che può essere la bicicletta e così via. Quindi è una misura molto intelligente, appunto, perché non è una mera tassazione secca di chi passa un barco. Questo magari potrebbe sembrare, ecco, tipo pedaggio autostradale, ma in realtà è una misura per cui fino a un certo numero di accessi l'accesso è gratuito, oltre un certo numero di accessi si comincia a pagare. Poi si possono pensare delle esenzioni, ad esempio per i mezzi elettrici piuttosto che ibridi, piuttosto che gli scooter, piuttosto appunto che i mezzi magari che non viaggiano con un solo occupante. Ad esempio, un'ipotesi che sicuramente valideremo è quella di dire: se l'automobile ha più di 2, 3, 4 occupanti, allora non paghi la congestion charge. Quindi anche qui incentivare i cittadini ad utilizzare al meglio la propria automobile, o appunto a riscoprire la città col mezzo pubblico. Io lo dico sempre, è sicuramente difficile, ma certe volte appare più difficile di quello che in realtà è, e lo dico perché sapete che sono un assiduo utilizzatore dei mezzi. Sì, è vero, Stefano, c'è da dire che però insomma proporlo a Roma oggi sicuramente fa accapponare la pelle ai cittadini, che sentono già con i mezzi pubblici come siamo ridotti, è difficile muoversi. Pensate che cosa significa magari dovendo lasciare la macchina oppure dovendo pagare un pedaggio. Voglio dire, questa città è pronta secondo lei? Io per questo ho fatto sentire le opinioni dei milanesi, che sicuramente sono avanti rispetto a noi, rispetto alla mobilità. Certo. Cioè, i cittadini romani sono pronti per accettare una cosa del genere? Ma due aspetti su questo mi preme sottolineare: uno trasportizio e uno sociale. È vero che dal punto di vista del trasporto pubblico abbiamo un potenziale enorme da recuperare, abbiamo dei miglioramenti importanti da avviare. Non a caso questa idea nasce come applicazione quantomeno nel prossimo anno, perché ci sarà una serie, aprirà Metro C San Giovanni e così via. È anche vero che ad oggi molti mezzi pubblici sono poco efficienti, non perché ATAC sia incapace di gestirli, ma perché di fatto sono fermi nel traffico. E quindi prendo sempre ad esempio Piazza Venezia, che poi è già una zona a traffico limitato,
nelle ore di punta l'autobus fa fatica a camminare perché è circondato dall'automobile. Su questo quindi l'unica misura da prendere è quella di ridurre l'impatto e l'entrata delle automobili private, così da liberare spazio e far camminare più velocemente l'autobus o anche il taxi, perché il taxi, se aumenta la velocità commerciale perché c'è meno traffico, anche il taxi diventa molto più economico e diventa un mezzo che si può utilizzare sicuramente in maniera più assidua. Ad oggi il taxi è costoso perché il taxi è fermo nel traffico, quindi mentre è fermo nel traffico il tassametro cammina. Un domani, decongestionando appunto le zone più centrali della città, anche il taxi potrebbe diventare un mezzo di trasporto molto più economico e competitivo di quello che non è oggi. Quindi vediamo come molto spesso l'unica misura da fare è quella di ridurre l'impatto del traffico privato piuttosto che aumentare l'offerta di trasporto pubblico, che nelle aree all'interno dell'anello ferroviario mi sento dire già abbastanza abbondante, perché abbiamo 2/3 metropolitane, abbiamo una rete di tram comunque abbastanza fitta e che andremo ulteriormente ad incrementare, e come abbiamo visto oggi, non so se avete seguito i comunicati, abbiamo visto oggi in commissione, ci sono diversi servizi di car sharing, quindi diciamo che all'interno dell'anello ferroviario l'offerta di trasporto pubblico è già diciamo accettabile, ecco, non dico ottimale ma accettabile, quindi si tratta di ridimensionare un pochino le automobili. Faccio poi la seconda osservazione, sì, che è di natura più sociale. Diciamo questi strumenti sono sempre stati osteggiati dalla cittadinanza una volta che sono stati introdotti nel dibattito che ha preceduto l'introduzione. Anche in città diciamo che apparentemente potremmo pensare più inclini a questo tipo di intervento, pensiamo a Londra. Se ci andiamo a fare un po' di rassegna stampa sui siti della BBC piuttosto che altri media inglesi, scopriremo che poco più di 10 anni fa anche a Londra i cittadini inglesi protestarono contro la congestion charge, si inventarono dei metodi per scavalcare le telecamere, né più né meno di quello che accade nella apparentemente meno civilizzata Roma, salvo poi oggi chiedere a qualsiasi inglese, io penso anche a qualsiasi milanese, cosa ne pensa dell'area C della congestion charge, sicuramente avremo più feedback positivi che negativi. Quindi questi strumenti all'inizio inevitabilmente trovano delle contrapposizione tra i cittadini, ma poi una volta che vengono introdotti apportano benefici per tutti, perché poi ripeto, non vogliamo togliere il lavoro a nessuno e tutte queste misure prevedono delle possibilità per chi deve fare delle consegne, per il carico merci, non è una tassazione secca di qualsiasi mezzo passano sotto una telecamera paga, ovviamente. Questo è interessante. Una forma di ZTL allargata, diciamo così. E diciamo il principio è al contrario, perché ZTL dice non può accedere nessuno eccetto gli autorizzati. La congestion charge dice possono accedere più o meno tutti pagando a diversi livelli a seconda del tipo di veicolo, di dove richiedono, di quello che devono altrimenti fare, altrimenti lasciate l'auto. Quindi diciamo il principio è ribaltato in realtà rispetto a quello delle ZTL, però può essere anche più efficace, perché abbiamo visto che in alcune aree di Roma dove è stata introdotta la ZTL al consumo in realtà i benefici sono maggiori. Il tema è sempre quello, né di far cassa né di impedire niente a nessuno, ma di invogliare i cittadini a organizzarsi meglio. Senta, questa era un'idea dell'ex assessore ai trasporti Guido Improta, approvata al Consiglio Comunale nell'era Marino, che voi avete insomma tirato fuori e portato avanti. Sì, sì, come ho detto all'inizio, era contenuta nel PGTU approvato dall'amministrazione Marino, se non erro esattamente 2 anni fa, mi sembra fosse marzo-aprile del 2015. Beh, tutto sommato, vede, la giunta Marino non era male poi, a fin dei conti. No, ma io anche all'epoca riconobbi a vari esponenti l'intelligenza del fare un servizio, un accesso a consumo che prevedeva dei bonus gratuiti, quindi semplicemente di fatto se poi le persone si vanno ad organizzare quasi non paga nessuno in sostanza, proprio perché non è un modo per far cassa ma uno stimolo per i cittadini. Ignazio Marino era il più grillino del Partito Democratico, infatti che fine ha fatto Stefano? È stato sfiduciato dallo stesso Partito Democratico, dice beh uno in casa è pure troppo. Grazie Enrico Stefano, grazie a voi, al Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma.